proprio quando si chiede qual è il momento che ti riporti nell'ordine, quando hai visto, di solito diciamo quando hai visto fare un prete, ecco, sbagliata l'affermazione, ma diciamolo così, quando viene ordinato un sacerdote, l'immagine più che ci colpisce, perché emotiva, qual è? Quando il prete è steso a terra, ecco, quando il prete è steso a terra sentiremo, anzi parteciperemo, nel senso che anche noi con le risposte alle litanie canteremo, e quindi aiuteremo Fabio ad intercedere l'aiuto dei santi. Però dice che in questo momento vedremo la prostrazione di Fabio. Sono tanti i significati della prostrazione. Sicuramente quello più forte è quando Gesù era nel Getsemani prostrato, nel senso di essere in una tale unione con Dio Padre, perché si stava preparando alla salvezza dell'uomo, cioè si stava preparando alla croce, al momento culmine della sua vita. E si dice che Gesù sudava, un grande momento di tentazione, voleva scappare. Ecco, Fabio prostrato a terra, come Gesù nel Getsemani, in un forte desiderio di unione con Dio Padre. E chiediamo l'aiuto dei santi, perché con le litanie, che è il canto dei pellegrini, chiediamo che Fabio possa essere aiutato in questo suo cammino dall'intercessione dei santi. Ci sono tanti altri significati, quelli più belli sono i significati che possiamo tirare fuori dalla preghiera di ordinazione, pagina 23, da pagina 23 a pagina 25. Nella preghiera di ordinazione sentiremo una parte che è un racconto, ci fa ricordare come il servizio sacerdotale sia stato presente anche nell'Antico Testamento per aiutare Mosè nella guida del popolo, o Aaron nel servizio della liturgia. Ma troviamo la bellezza del presbiterato, del sacerdozio, quando vediamo i discepoli, i 12 apostoli, i loro collaboratori che aiutavano Gesù nel salvare il popolo. Ma ci sarà un momento, se andate a pagina 24, quando vedete le parole in eretto: dona Padre Onnipotente a questo tuo figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità, adempia fedelmente, Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il suo esempio guidi tutti a un'integra comunità di vita. Queste parole sono quelle che non dovrebbero essere mai e non sono mai saltate, perché esprimono il centro, il nucleo della richiesta a Dio. Se seguirete attentamente la preghiera che fa il Vescovo dall'inizio, da pagina 23 a pagina 25, sentite proprio la confidenza del vescovo che dice a Dio: mandami i tuoi collaboratori, altrimenti non posso salvare, non posso guidare questo popolo. E queste parolette in eretto e in grassetto dicono il centro di questo regalo che fa Dio al vescovo, perché il vescovo possa avere il collaboratore in Fabio di un sacerdote. Quindi il regalo che Dio fa al sacerdote Fabio, e in modo particolare il regalo di uno spirito di santità che rinnoverà Fabio. Fabio ha ricevuto già lo Spirito Santo nel battesimo, ma adesso viene ricreato perché possa essere uno spirito generoso, generoso, cioè fedele quanto più è possibile a Dio, perché attraverso Fabio Dio possa guidare ogni uomo, il popolo intero, e Fabio essere sempre di più come Gesù. Da pagina 26 in poi sono dei segni liturgici che ci fanno vedere che cosa è accaduto in Fabio. Allora vedrete la stola, la casula, questa veste che noi portiamo sul camice, esprimono l'essere, il nostro essere sacerdoti, la nostra dignità.
ma anche qui c'è un momento molto bello dell'unzione con l'olio santo. L'unzione che il vescovo farà sulle mani di Fabio. Ecco, fatto velocissimamente perché ci mettiamo in piedi, la processione sta per iniziare. Io mi sposto. No, questo. Thank you.
ci riunisce oggi a celebrare il sacrificio eucaristico per l'ordinazione presbiterale di questo figlio carissimo, destinato a essere pastore per la Chiesa di Teggiano Policastro. Per il battesimo è già parte viva del popolo sacerdotale, per l'imposizione delle mani sarà consacrato ministro di Cristo, maestro, sacerdote e pastore. Con il suo servizio contribuirà a edificare il popolo di Dio e la Chiesa. All'inizio di questa celebrazione imploriamo insieme con lui la misericordia del Padre e domandiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio di Yeah.
Padre, che a pieni mani semini nel cuore il germe della verità e della grazia, fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e più giustizia ogni volta che la tua parola fruttifica nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cielo, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico, sotto di cui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile nell'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Parola di Dio. E grazie a Dio.
In quel tempo Gesù diceva alla folla: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Fabio perché diventi presbitero.
Un grazie particolare ai vescovi, tutti e due lavorano nel seminario, il signor Napoletano a Salerno come padre spirituale, il suo eccellente Salvatore Angelani, che è rettore del seminario di Capodimonte dove ha studiato Fabio. E quando avete sentito secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, significa che lui ha detto che era donna. Quindi voi fate come il lavoro di una serra dove si coltivano le pianticelle, qualche volta si devono sradicare e portarle altrove, qualche volta, più delle volte si operano delle salutare potature affinché portino più frutto, e anche Fabio ne ha avute queste potature, però ecco perché il nostro lettore, con i suoi collaboratori, cioè Michito, ha detto che è degno. Grazie ai sacerdoti, ai parroci, ai seminaristi e anche quelli che sono venuti da fuori diocesi. La parola di Dio di questa domenica ci permette di approfondire una verità decisiva nella vita della Chiesa e nella vita di ogni sacerdote, il regno di Dio. Il Vangelo inizia con questo annunzio: il regno di Dio è vicino, e tutta la predicazione di Gesù sarà tutto sul regno di Dio. Attraverso le parabole Gesù predicava il regno e andava per città e villaggi predicando il regno, e il regno sarà anche generatore di qualche ambiguità, perché quando sarà dinanzi a Pilato la domanda sarà proprio: ma tu sei re? Il mio regno non è di questo mondo. Quindi il regno diventa la categoria decisiva per comprendere la missione di Gesù. In questa parabola il protagonista vero è proprio il seme che cade nel terreno, e con umiltà, in silenzio, questo regno cresce. Il granello è questa realtà in divenire, il seme piccolo, apparentemente insignificante, perché come il regno di Dio non si impone con la forza, ma lo si fa crescere con fiducia, in attesa. Il regno di Dio è sempre una realtà che cresce, a noi il compito di saper attendere, saper curare il regno di Dio che cresce. La parabola è un invito a lasciare da parte questa nevrosi dei calcoli e dell'efficienza. Siamo continuamente in agitazione per quello che dobbiamo fare, per quello che possiamo fare per annunciare il regno, per quello che si deve organizzare, e dispensando a tutti compiti, incombenze, organizzazione, quasi che il regno di Dio dipendesse dalla nostra furia organizzativa. Il rischio è sempre in agguato. Non di rado possiamo essere proprio noi a intracciare l'avvento del regno. Il Vangelo stesso racconta che le persone volevano incontrare Gesù, ma intorno a lui tanta folla, tanto chiasso, e qualche volta qualcuno per vedere Gesù era invitato a salire su un albero, qualche altra volta hanno dovuto scoperchiare un tetto. Quanto chiasso intorno a Gesù, quanta folla di curiosi che non conducono a lui. Perdiamo di vista che il regno è come il seme, una forza intrinseca, lentamente ma cresce. Al seminatore non resta che aspettare con pazienza, non resta che accogliere il frutto nell'attesa che si manifesti. Ma quando sono i tempi? Non li determiniamo noi con le nostre capacità, e anche se abbiamo previsioni ottimistiche, il regno maturerà in pienezza quando Dio lo fa. Il regno, come il seme, ha il proprio tempo, che è il tempo di Dio scandito dall'annuncio della sua parola. Ecco allora che il
intervento ci spinge a riflettere a questa grande missione nella quale da oggi, con il sacramento dell'ordine, entra il diacono Fabio, l'evangelizzazione. L'evangelizzazione è un annuncio, l'evangelizzazione è un servizio, l'evangelizzazione è una gratuità. L'evangelizzazione è un annuncio, comprendere, bisogna comprendere che l'annuncio del Vangelo non è opera nostra, non dipende dalla nostra brillantezza, dalla nostra intelligenza, è tutta opera di Dio. Vangelo significa che è un annuncio decisivo. Questo annuncio non può essere sottoposto ai nostri umori. Imprime una visione dinamica, una forza preponderante, perché Gesù ce l'ha mandato a tutti. Portate a tutti questo annuncio di salvezza. Una persona saggia, dotta, non lo può amplificare. Un umile non lo può tagliare. Il Vangelo è un Vangelo di salvezza per tutti. È un evangelizzatore, è un'antenna dello Spirito. È una parabolica della storia, respira con il respiro del mondo, intercetta e capisce laddove ci vuole il Vangelo. E in questa opera di evangelizzazione è decisiva la comunione con il presbiterio e con il vescovo. Sant'Ignazio di Antiochia diceva: nil sine episcopo. Non si può fare niente senza la comunione. Ma io sono capace, io so di più. Senza la comunione non si fa nulla. E il Concilio ci ricorda che non c'è dubbio che i nuovi ostacoli per la fede, l'apparente inutilità degli sforzi che si sono fatti finora e finanche l'aspra solitudo, la terribile solitudine di un prete in cui vengono a trovarsi i preti, possono costituire un serio pericolo di scoraggiamento. L'annuncio non è una cosa che si fa seduti. Un prete non può dire: io qua sto, se mi vogliono mi trovano. Questo non è l'annuncio, questo è un burocco. L'evangelizzazione è un servizio. Noi non siamo i padroni della parola che annunciamo, ma neanche la possediamo, piuttosto siamo presi, afferrati dalla parola. È la parola che ci ha trasfigurato, perciò annunciamo. E San Paolo ci ricorderà che Dio ha voluto affidare la salvezza alla stoltezza della nostra predicazione. E se l'evangelizzazione è un servizio, non si impone con la forza, perché il bene non si impone. E neanche si impone con delle regole inflessibili. Traspare dalla energica convinzione di un credente che è fatto di parole, di gesti, di scelte e anche di significativi silenzi. E il primo servizio dell'evangelizzazione è il frutto della santificazione nella persona che annuncia. Mentre annunciamo, ci santifichiamo. E in ultimo, l'evangelizzazione è gratuita. Di fronte alla bellezza del Regno e la chiamata ad esserne cittadini, scopriamo che tutta la nostra inadeguatezza, la nostra sproporzionata incapacità di fronte all'amore di Dio. Ma questo ci fa sentire come tutti poveri di Yahweh. Noi siamo coloro che devono conservare chiara la memoria e la condizione di una essenzialità e di una sobrietà fatta di austerità e della consapevolezza che anche noi siamo stati salvati. Sant'Alfonso ripeteva: Gesù è morto per fare un sacerdote. Il Concilio, la Presbiterorum Ordinis, dice a proposito della povertà dei preti: non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva
per aumentare il proprio patrimonio personale. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze, devono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo di guadagno, per imitare la volontà di Cristo Gesù. Il presbitero allora è un uomo leale nella collaborazione, generoso nella carità, trasparente nelle relazioni. Non è un ossessionato dalla regola di vita, ma è uno che cerca di portare la vita in tutte le regole. E adesso un pensiero per voi, cari amici. Qualche decennio fa fu pubblicato un piccolo libretto che diceva così, il titolo era così: Reverendo, che maniere, piccolo galateo pastorale, ed era indirizzato a noi preti. L'autore di questo libretto si chiamava Monsignor Mario Dentini. Quando è stato promosso arcivescovo di Milano, con fiuto e sensibilità imprenditoriale, l'hanno ripubblicato, perché credo che io l'ho avuto di nuovo fresco di stampa. E c'è tutto il libretto è dedicato a noi, ma ci sono poche pagine dedicate a voi. E si intitolano quelle pagine, si intitolano così: come accorgersi se il tuo parroco è furbo, è un furbo. Sentite anche la fine, però, eh? I preti furbi, dice Delpini, sono quelli che si immaginano di trovare nell'essere prete quella funzione che nasconda la timidezza, quella posizione che soddisfi le ambizioni, quella libertà di azione che consente di realizzare i sogni più originali, per non dire anche più strani. Alcuni esercitano la loro furbizia nel conseguire scopi ai quali tengono molto, anche se c'entrano poco con il ministero. Alcuni si giustificano in ogni modo. Prima o poi i preti furbi arrivano laddove vogliono, anche a prezzo di trascurare con raffinate e incontrovertibili argomentazioni i servizi abituali dei chiesi. Vogliono fare tante cose, però tralasciano le cose umili, gli ammalati, la predicazione, tralasciano la preghiera. È un'altra caratteristica dei preti furbi, delegano sempre a qualche altro, non stanno mai loro in prima, c'è sempre un altro. Si garantiscono le ricchezze personali, accumulano tante cose, una ossessione compulsiva di accumulare, accumulare, non sempre denaro, ma oggetti, relazioni, diventano proprietari di amicizia e finanche della loro comunità. I preti furbi raggirano i vescovi. Alcuni, voi tra poco vedrete, non è il tuo caso, per l'amor di Dio, sei generoso. Dopo aver dichiarato e promesso e confermato ripetutamente negli anni di preparazione al ministero il desiderio e la convinzione di collaborare con il vescovo a servizio di questa chiesa, promette a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Allora tutti noi abbiamo detto sì. Ebbene, appena ricevono l'incarico ne diventano insindacabili e padroni e lo svolgono con itinerari e metodi, come se avessero la sicurezza di aprire al Vangelo vie infallibili, senza più badare alle indicazioni della Chiesa diocesana, del Vescovo, se non per esprimere scetticismo o confermarsi nell'idea di sapere fare meglio. È una mazzata finale. Quando il Vescovo invita i giovani per commentare le scritture, allora sono pronti a proporre un pellegrinaggio. E quando il vescovo sottolinea l'importanza della sfida educativa, e loro insistono che è più urgente cercare casa per i vagabondi e così via. Hanno
sempre un appello. E questo, adesso, la conclusione del tempo. Non giudicate, non giudicate i preti. Noi dobbiamo ringraziare il Signore, i letti, fratelli e figli, conclude Tempini, per il fatto che i nostri preti, il nostro presbiterio, nonostante le sue fragilità, e questo aggiungo io, nonostante le possibili lentezze, porta avanti questa seducente, affascinante sfida dell'annuncio della parola di Dio. E concludo perché Fabio, con un pensiero alla donna sacerdotale, e affidarti alla madre di Dio, le parole che Papa Francesco ci ha consegnato nella Gaudete Exultate. La Beata Vergine Maria è colei che trasaliva di gioia dalla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada, è la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera, ci santifica. La madre non ha bisogno di tante parole. Non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora Ave o Maria. Possa essere questa la tua preghiera, la tua invocazione e anche la tua certa speranza. Sia lodato Gesù. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola e nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio, per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, come vittima pure si è offerta al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza degli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio, Padre onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Teresa di Gesù, prega per noi.
questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Manda buoni operai nella tua
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri di Cristo Gesù. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti, per reggere e santificare il tuo popolo, associarsi con lavoratori che li seguivano nel grado della dignità. Nel cammino dell'Esodo, comunicasse a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della vivenza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli soffrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipe della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e guidaci e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità, adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavaggio di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevono il sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Thank you.
Pregate perché il mio e il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente, cosa buona e giusta. Lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero, nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante del tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra si è offerto il sacrificio perfetto, con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue.
sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella presa della tua venuta. Ti offriamo, Padre, nel rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eredi, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Cosimo, San Pietro Vescovo e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. A te conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai benedetto. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Fabio, oggi ordinato presbitero nella tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ti congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, Amen.
tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E lo Spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con Te, edifichi la Tua Chiesa nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza, grazie per questo dono alla nostra Chiesa diocesana e al presbiterio. Ci uniamo ai suoi ringraziamenti agli eccellentissimi vescovi, ringraziamento a tutti coloro che hanno accompagnato Don Fabio in questo percorso, coloro che gli hanno curato la formazione, il collegio dei diaconi, dei sette amici che riceveranno l'ordinazione quest'anno, alle comunità dove Don Fabio ha svolto il suo ministero, alle comunità di Paduna, alle comunità di Serre, di Montesano, e ringraziamento ai due sindaci, al sindaco Paolo Imparato di Paduna e al signor Franco Menea, per sindaco di Serre, per la sua presenza. Ringraziamento anche al coro liturgico, che parlo della cattedrale, che naturalmente ha preparato questa liturgia insieme a Don Fabio e insieme in modo particolare all'ufficio liturgico che ha risposto per questa celebrazione. Noi accompagneremo Don Fabio sempre con la preghiera, con l'amicizia e da oggi con quella fraternità sacerdotale che il nostro vescovo ci insegna ogni giorno. Auguri di vero cuore Don Fabio da tutti noi. Signore Gesù Cristo, sacerdote del Padre, unto dello Spirito Santo, per grazia mi hai assimilato al tuo sacerdozio. Rendimi uomo di fede robusta, custodiscimi giusto per te. Non tema di prendere con me quelli che tu mi affidi. Stabiliscimi custode felice della tua sposa, la Chiesa. Fa che la solitudine non mi sgomenti, i consensi non mi seducano, l'incomprensione non mi scoraggi, le differenze non mi impauriscano, la prova non mi inasprisca, gli insuccessi non mi indeboliscano. Adorna la mia povera vita con la bellezza dell'umiltà, con lo splendore della saggezza, il fulgore del silenzio e la roccia della fedeltà. Possa testimoniare il mistero di Nazareth, la vita spesa per amore, solo per amore. Maria, Madre dei Sacerdoti, prega per me. Amen. Affidiamo al Signore la nostra missione, la visita pastorale alla diocesi che abbiamo in mente nel giorno della solennità del Santo Patrono, San Cono, e che apriremo qui in cattedrale nella festa di Cristo Re. Però è un'impresa difficile, bisogna pregare già da adesso affinché il Signore ci aiuti, ci sostenga e ci benedica. Preghiera per la visita pastorale. O Gesù, buon pastore, pellegrino di misericordia, testimone della carità del Padre che ha visitato e redento il suo popolo, illuminaci con la promessa e dono dello Spirito. Non permettere che il male abiti la nostra vita, proteggi le nostre comunità dalla scoria, consegna ai nostri giovani la promessa per un futuro di amore. Assisti il nostro vescovo Antonio, che viene a visitare la nostra comunità, guidati nel cielo della gioia
sostenuto notevolmente in questi anni di formazione e che continuerà ad accompagnarlo nel ministero presbiterale. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, ti guidi, ti protegga con la grazia dello Spirito, perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Amen. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo, grazie.